all'ultimo minuto, se dovessero esserci problemi o domande, utilizzate tranquillamente la chat. Detto questo, vi auguro nuovamente buon webinar e passo la parola alla collega Sibilla. Buongiorno anche da parte mia, benvenuti, ancora grazie per dedicare il vostro pomeriggio con noi. L'argomento, come diceva Patrizio, è un argomento piuttosto trendy per quanto riguarda la progettazione del cablaggio, parliamo di FTTH. Qui una breve agenda di quello che vedremo. Ottica. Che è appunto il mezzo su cui i dati passano per implementare un cablaggio strutturato di tipo FTTH. Poi ci dedicheremo nella seconda parte del webinar alle normative, quindi entreremo nel dettaglio dell'FTTH, vedremo quali sono le normative attualmente in vigore per l'implementazione della rete FTTH e poi vedremo un esempio pratico di implementazione di una topologia di rete, quindi come effettivamente si realizza la struttura dell'FTTH all'interno di un edificio. Come diceva Patrizio, per qualsiasi tipo di domanda utilizzate pure la chat. Se io la intercetto nel corso della presentazione potrò rispondere anche al volo, altrimenti appunto vedremo alla fine o eventualmente offline di soddisfare tutte le vostre necessità. Allora, partiamo con il mezzo trasmissivo. Quando si parla di fibra ottica, si parla di luce. Perché? Perché la luce è il vero mezzo di comunicazione che passa sulle fibre ottiche. Mentre il rame utilizza gli elettroni per comunicare, la fibra ottica utilizza i fotoni, che sono la particella più piccola della luce. Quindi che cos'è la luce? La luce altro non è che una radiazione elettromagnetica alla base del principio di funzionamento delle fibre ottiche. Ora, nella prima parte vedrete che vi darò alcune nozioni di optoelettronica. Questa non vuole essere una lezione di optoelettronica, ovviamente, ma vedrete che nel corso della presentazione capirete perché punto l'accento su alcune parole piuttosto che su alcuni concetti che inizialmente potrebbero sembrare un po', diciamo, accademici. Non sono accademici, vedrete che si tradurranno ben presto in applicazione pratica. Quindi, tornando alla nostra luce, sappiamo che ci insegnano da piccoli che la velocità della luce nel vuoto è tipo di circa 300.000 km al secondo. Questa velocità è la velocità che la luce ha se la facciamo passare nel vuoto. Se noi utilizziamo invece un mezzo trasmissivo per far passare la luce, questa velocità chiaramente diminuisce. La luce, come tutte le lunghezze d'onda possono essere schematizzate, come vedete, in un diagramma di questo tipo, in un diagramma sinusoidale dove, sempre accademicamente, abbiamo la lunghezza d'onda, che è la lunghezza fisica tra un picco e l'altro della sinusoide, quindi un punto di massimo e un punto di minimo. La frequenza è definita come il numero dei cicli che la luce compie in un secondo e si misura in hertz. La lunghezza d'onda, invece, che è questa distanza tra i due picchi della sinusoide con cui viene rappresentata la luce, la radiazione luminosa, si chiama appunto lunghezza d'onda e si misura in metri, o meglio, in sottomultipli del metro, in particolare nanometri. Allora, queste definizioni, quindi frequenza, hertz, lunghezza d'onda, nanometri, servono fondamentalmente perché? Perché quando voi avete a che fare con le fibre ottiche, dovete guardare per esempio un datasheet di una fibra ottica, vi troverete proprio in mano numeri che hanno queste unità di misura, quindi la frequenza, la lunghezza d'onda e la velocità di trasmissione della fibra. Quindi è utile sapere queste micro nozioni di base proprio per sapersi poi orientare anche praticamente nella scelta di una fibra ottica piuttosto che di un'altra. La relazione che lega la frequenza con la lunghezza d'onda è quella che vedete lì sotto, dove lambda, che è la frequenza, che è la lunghezza d'onda, è uguale a C, che è la velocità della luce nel vuoto, diviso la frequenza. Questa qui è la formula fisica.
della stessa uguale velocità per tempo in pratica, quindi non stiamo inventando niente di nuovo. Perché questa formula qua ci serve? Ci serve per questo motivo. Allora, alla base della trasmissione della luce, quindi delle informazioni all'interno delle fibre ottiche, c'è questo spettro elettromagnetico. Cos'è lo spettro elettromagnetico? Lo spettro elettromagnetico è una scala che mette in relazione la frequenza con la lunghezza d'onda, fondamentalmente. Quando noi guardiamo la luce attraverso un prisma, non so se vi è mai capitato, anche alle elementari si fanno questo tipo di esperimenti, fanno passare della luce attraverso un prisma, dall'altra parte del prisma esce l'arcobaleno, come dicono i bambini. Cos'è questo arcobaleno? Altro non è che lo spettro visibile, il cosiddetto spettro visibile. Il nostro occhio infatti può percepire fisicamente soltanto alcune lunghezze d'onda, quindi alcune frequenze. Queste frequenze che noi percepiamo come colori diversi, in realtà le percepiamo come colori diversi perché ogni colore ha una determinata lunghezza d'onda, ha una determinata frequenza. Il nostro occhio la percepisce mediante una determinata frequenza. Quindi noi vediamo il giallo perché è giallo, tutte le luci che hanno una lunghezza d'onda tra 580 e 550 nanometri, per esempio, vediamo cose verdi nel momento in cui abbiamo una percezione nel nostro occhio di una lunghezza d'onda che varia tra i 500 e 550 nanometri e così via. Quindi percezione dei colori che noi abbiamo, che il nostro occhio riconosce, è relativa in effetti alle lunghezze d'onda con cui gli oggetti sono colpiti, ok? Certo, è molto meno romantico come risposta perché il cielo è blu, perché la frequenza che il nostro occhio percepisce quando vede il cielo si colloca tra 450 e 490 nanometri. Vedete che non è proprio romantico, però in realtà il cielo ci appare blu esattamente per questo motivo. Questa cosa dei colori mi viene buona, se permettete, da qui in poi, per associare entra, diciamo così, in gioco la prima diciamo semplificazione che facciamo per capire come poi funzioneranno le fibre ottiche. Associeremo per comodità ad ogni colore, quindi anche nelle slide successive, ad ogni colore una frequenza o una lunghezza d'onda diversa. Quindi quando parleremo di raggio rosso parleremo di una lunghezza d'onda che varia tra 620 e 750 nanometri, quando vedrete un raggio giallo parleremo tra 150 e 580 nanometri e così via. Questo mi aiuterà poi a spiegare meglio, per esempio, la differenza tra le fibre ottiche multimodali e le fibre ottiche monomodali, che non è sempre chiara. Come vedete, questo spettro elettromagnetico però ha una limitazione, cioè nel senso lo spettro elettromagnetico totale varia dagli 0 ai 10 alla 22 Hz, lo spettro visibile invece vedete che va a coprire soltanto una piccolissima fetta di questo spettro elettromagnetico. Sopra e sotto, quindi sopra i raggi violetti sta la zona degli ultravioletti, sotto la zona dei rossi sta la zona dell'infrarosso. Perché ci interessano queste due zone? Queste due zone ci interessano perché in una di queste due zone, in particolare, spoiler, quella degli infrarossi, è proprio lì che vanno a operare le nostre fibre ottiche. Le fibre ottiche presentano, lavorando nel campo dell'infrarosso, dopo vediamo che cosa vuol dire lavorare nel campo dell'infrarosso, è lì che la trasmissione ottica performa meglio che non in altre zone dello spettro elettromagnetico. Mettetela lì questa informazione. Infrarosso. Dicevamo che l'infrarosso, pur non essendo una zona dello spettro visibile, ma è una zona non visibile perché si trova sotto la zona del rosso, quando si sono inventati, diciamo così, la fibra ottica come mezzo trasmissivo, ovviamente hanno fatto delle prove, hanno iniziato ad utilizzare mezzi diversi, poi hanno scelto il vetro, hanno iniziato ad utilizzare frequenze diverse, poi hanno scelto l'infrarosso. Perché hanno scelto l'infrarosso? Perché provando a sparare dentro nelle fibre ottiche delle luci a diverse frequenze, hanno visto che l'infrarosso era quella che generava un'attenuazione minore in assoluto rispetto
rispetto alle altre radiazioni. Quindi facendo passare una luce appartenente al raggio, alla zona dell'infrarosso, quindi non visibile all'occhio umano, ma performante nella zona dell'infrarosso, le performance trasmissive erano diciamo ottimali rispetto ad altre sorgenti luminose. E qui c'è il primo warning. Forse chi ha avuto a che fare con le fibre ottiche o chi ne ha sentito parlare sarà noto il fatto che nelle fibre ottiche è sempre una pessima idea guardarci dentro. Dicono sempre non guardare all'interno delle fibre ottiche, ci sono tanto di segnali con il triangolo giallo e il segnale di radiazione in prossimità di tutti gli apparati che generano luce laser, in questo caso, piuttosto che su tutti i materiali che costituiscono un link ottico. Perché? Proprio per questo motivo qua, perché la luce che passa all'interno delle fibre ottiche, che viene generata dagli apparati attivi che lavorano con le fibre ottiche, è luce che opera nell'infrarosso, quindi c'è, non si vede e può danneggiare fisicamente gli occhi. Tanto per farvi un esempio, quando si fanno le operazioni al laser per la miopia, per esempio, cosa che io ho fatto, praticamente ti sparano di fatto una luce che va a operare nel campo dell'infrarosso e questa luce, ovviamente comandata opportunamente, va a rimuovere parte della cornea per correggere il difetto visivo. Rimuovere parte della cornea significa abradere fisicamente parte dell'occhio. Ora, un conto se lo fa un chirurgo con tutte le dovute, la dovuta conoscenza e i dovuti modi, un conto se lo facciamo a casaccio guardando dentro una fibra ottica, magari non in tensione, perché non stiamo parlando ovviamente di elettricità, ma in funzione, ok? Quindi l'infrarosso ci piace tanto perché è una zona che permette di avere un livello trasmissivo molto più efficace, ci piace meno perché dobbiamo stare attenti nel momento in cui operiamo con le fibre ottiche a non entrare in contatto visivo diretto con le fibre stesse, ma ci sono tutti i mezzi di protezione per poter lavorare in assoluta tranquillità da questo punto di vista. Allora, parlavamo della velocità della luce. Vi ricordate che all'inizio vi ho buttato lì che la velocità della luce nel vuoto è di circa 300.000 km al secondo, la velocità di trasmissione in qualsiasi altro mezzo è inferiore. Ovviamente a noi piacerebbe tantissimo che la luce, data una fibra ottica, potesse passare all'interno di questa fibra ottica a 300.000 km al secondo, perché vorrebbe dire che andrebbe super veloce, che più veloce non si può. Ovviamente questo non è possibile, si calcola quindi quello che si chiama indice di rifrazione, che altro non è che il rapporto tra la velocità della luce nel vuoto e la velocità della luce in un mezzo particolare. Ogni mezzo trasmissivo ha un indice di rifrazione diverso, ovvero diminuisce la velocità della luce che ci passa dentro rispetto a quella del vuoto di più o meno a seconda di quanto il mezzo è un buon conduttore per la luce piuttosto che no. Che cosa voglio dire? Voglio dire allora che se prendo il vuoto come benchmark, l'indice di rifrazione del mezzo, quindi del vuoto, lo settiamo come baseline a 1. Perché? Perché N, che è l'indice di rifrazione, definito come indice di rifrazione, è uguale alla velocità della luce nel vuoto diviso la velocità della luce nel vuoto, quindi è 1. Ed è il valore a cui noi ci vorremmo avvicinare tantissimo. Se invece prendiamo l'aria, vedete che l'indice di rifrazione dell'aria è molto vicino all'1 ed è 1,00029. Cosa significa? Significa che se io prendo la luce e la faccio passare nell'aria, la velocità della luce nell'aria diminuisce abbastanza poco rispetto alla velocità della luce nel vuoto e quindi il rapporto tra le due velocità tende all'1. Però qual era il problema di questa valutazione? È stata fatta quando dovevano decidere che tipo di mezzo trasmissivo utilizzare. Ovviamente più il mezzo trasmissivo aveva un indice di rifrazione che si avvicinava all'1, più il mezzo mi piaceva. Ora, l'aria mi piaceva, sì, mi piaceva perché era vicino all'1. Certo che creare un tubo di aria nel quale far passare la luce diventava un filo, diciamo così, un filo difficile da gestire. Immaginatevi un tubo d'aria da connettorizzare per farci passare dentro dei fotoni. Insomma, non era esattamente un mezzo trasmissivo molto semplice per gestire la trasmissione dati
attraverso come utilizza utilizzando la luce. Quindi hanno deciso di prendere in considerazione l'acqua, per esempio, indice di rifrazione 1,33, ma anche l'acqua era abbastanza difficile da gestire, e alla fine, facendo diverse prove, sono arrivati a identificare il vetro come mezzo trasmissivo. L'indice di rifrazione del vetro, in generale, lo vedete nel diagramma, è tra 1,5 e 1,65. Vedete che ci sono due valori di vetro. Perché ci sono due valori di vetro? Perché il vetro puro non esiste. Il vetro è frutto di una lavorazione, quindi a seconda dei materiali che costituiscono il vetro, dei materiali diciamo additivi che costituiscono il vetro, la composizione del vetro cambia e quindi anche l'indice di rifrazione cambia. Poi vedremo perché questo particolare ci viene anche abbastanza utile per quanto riguarda la trasmissione delle fibre. Fatto sta che hanno provato a utilizzare il vetro come base e in particolare utilizzando dei cavi, quindi facendo dei prototipi di cavi in fibra ottica, avevano visto che riuscivano a gestire abbastanza agevolmente i problemi di intestazione dei cavi, quindi un cavo in fibra ottica multimodale MM, dove lo vedete scritto, significa multimodale, ha un indice di rifrazione di 1,457, quindi 457, mentre un cavo in fibra ottica single mode, quindi monomodale, ha un indice di rifrazione di 1,471. Quindi ci ponevamo a livello di indice di rifrazione tra il ghiaccio e il sale. Non è tanto lontano dall'uno, ci sono elementi che sono più vicini, ma abbiamo visto che non erano facilmente gestibili dal punto di vista di un cablaggio, non sono nemmeno così lontani come per esempio il diamante. Ecco, il diamante, pur essendo più prezioso, quindi pur avendo delle qualità ottiche di un certo tipo, aveva un indice di rifrazione, ha un indice di rifrazione superiore, quindi ci piace di meno in questo caso del cavo in fibra ottica. Quindi abbiamo detto che abbiamo ad oggi, fino a questo momento, abbiamo identificato il mezzo trasmissivo che ci piace di più è il vetro opportunamente lavorato, che ci consente di utilizzare poi dei cavi che siano maneggevoli. Abbiamo deciso di utilizzare l'infrarosso come zona nella quale lavorare, far lavorare la luce, quindi apparati attivi che generino luce nel campo dell'infrarosso. Di fatto abbiamo quasi tutti gli elementi per capire come funzionano le fibre ottiche, quindi mezzo trasmissivo, frequenza di utilizzo. Ci manca solo da capire come effettivamente questi benedetti fotoni, che vi ricordo sono l'analogo dell'elettrone per quanto riguarda il cablaggio rame, quindi i fotoni sono come gli elettroni, come questi fotoni si muovono da una parte all'altra del cavo ottico. Per capire com'è che funzionano veramente le fibre ottiche, dobbiamo rifarci ad una legge fisica che si chiama legge di Snell, che è la legge che regola la riflessione ottica. Qui in questa tabella vedete di che cosa si tratta. Quindi, immaginate di avere una superficie di separazione tra due mezzi diversi che hanno un indice di rifrazione. Ormai sappiamo che cos'è l'indice di rifrazione, giusto? La velocità della luce del vuoto diviso la velocità della luce di quel particolare mezzo. Okay? Quindi noi supponiamo di far passare un raggio luminoso, che è il raggio giallo che vedete qua, da un materiale che ha un indice di rifrazione N1 a un altro materiale diverso che ha un indice di rifrazione N2, dove in questo caso N1 è minore di N2, quindi ha un indice di rifrazione, il primo mezzo ha un indice di rifrazione inferiore rispetto al mezzo numero 2. Che cosa succede in questo caso, in queste condizioni? Prendo il raggio incidente, quindi ho la sorgente luminosa che parte dal mezzo N1. Sparo un raggio luminoso, vedete che parte del raggio viene riflesso indietro nel mezzo con indice di rifrazione N1,
e invece parte del raggio continua il suo percorso nell'indice di rifrazione N2. Okay? Questo qui è il fenomeno tipico della riflessione. In particolare il raggio che viene riflesso indietro, viene riflesso indietro con un angolo rispetto alla perpendicolare, come vedete dal diagramma, uguale a quello di incidenza. Quindi A1, che è l'angolo di incidenza, è uguale ad A1, che è l'angolo di riflessione. L'angolo A2 non è a casaccio, l'angolo A2, a seconda del mezzo trasmissivo, quindi a seconda dell'indice di riflessione N1 e N2, avrà una determinata ampiezza che è appunto regolata dalla legge di Snell che vi dicevo prima, che adesso non è di nostro interesse, quindi sappiate che comunque è regolata. Vedete che cos'è la rifrazione? La rifrazione è esattamente la stessa roba di prima, quindi siamo esattamente nelle stesse condizioni di prima, dove vediamo che il raggio, la parte di raggio rifratta, viene rifratto, ovvero continua il suo percorso nel materiale di indice di rifrazione N2 con il famoso angolo A2, che era quello regolato dalla legge di Snell. Dal punto di vista ottico, in alto a destra, vedete qual è il risultato del fenomeno della riflessione. Praticamente quando noi guardiamo un bicchiere colmo d'acqua, abbiamo l'indice di rifrazione dell'aria, abbiamo due mezzi trasmissivi, l'aria sopra e l'acqua sotto, dove l'N1, che è l'indice di rifrazione del mezzo sopra, è minore dell'indice di rifrazione di N2. Siamo esattamente in questo caso qua. Vedete che otticamente il fenomeno che percepiamo è che se ci infiliamo dentro una cannuccia, la cannuccia risulta sfalsata. Questo qui è il fenomeno della rifrazione, ok? Perché questo fenomeno qua ci interessa? Per questo motivo, mettiamoci nel caso opposto. Quindi giriamo i mezzi trasmissivi. La luce la facciamo incidere non più dal mezzo con l'indice di rifrazione più basso, che prima era N1, ma adesso li invertiamo, quindi N1 diventa quello con l'indice di rifrazione più alto, N2 diventa quello con l'indice di rifrazione più basso, però la luce la facciamo sempre andare da N1 a N2. Che cos'è che succede? Succede un fenomeno bellissimo che si chiama fenomeno della riflessione totale, che lo vedete replicato in laboratorio lì in alto a destra. Che cosa succede? Succede che quando io mando un raggio incidente, quindi la freccia verde, quella più grossa, con angolo A1, quindi angolo A1 rispetto alla perpendicolare, succede che l'angolo A2 ovviamente gli va dietro secondo la legge di Snell che abbiamo visto prima. Qui parte del raggio viene riflesso indietro, sempre con A1, e parte del raggio viene rifratto. Però succede anche una cosa che non succede nel caso visto precedentemente. Quindi se N1 è maggiore di N2, succede che se io giro in direzione della freccia rossa il raggio incidente, quindi apro A1 in direzione della freccia rossa, che cosa succede? Succede che la freccia del raggio rifratto gira verso la parallela dell'interfaccia. Esattamente, i due raggi si muovono in maniera, diciamo, simmetrica rispetto all'andamento delle frecce che vedete lì. A un certo punto io apro A1, apro A1, apro A1, arrivo a una certa posizione di A1, si chiama angolo critico, dove io non avrò più all'interno di questa situazione, non avrà più raggio rifratto, ma avrò solo raggio riflesso. Quindi in pratica, arrivando all'angolo cosiddetto critico, quando A1 diventa l'angolo critico, che è un angolo tipico di ciascun materiale, succede che tutto il raggio incidente viene unicamente riflesso, quindi non si ha più passaggio della luce all'interno del mezzo N2, e lo vedete in basso a destra quello che succede. Vedete? Tutto il raggio incidente rimane riflesso all'interno del mezzo N1. Questo succede perché N1 è maggiore di N2, ok? E perché ho inclinato il raggio verde dell'angolo critico di quel particolare mezzo. Quindi devono succedere queste due robe. Vedete che in alto a destra è stato replicato esattamente questo fenomeno. Il raggio luminoso è stato inclinato, parte dal mezzo
N1, che ha un indice di rifrazione maggiore rispetto al mezzo che c'è sopra, viene inclinato del suo angolo critico e vedete che tutta la parte del raggio che viene ad incidere sulla superficie di separazione ritorna indietro nello stesso mezzo trasmissivo. Questo è esattamente il principio di funzionamento delle fibre ottiche. Adesso memorizzate un attimo il grafico che vedete in basso a destra, lo prendete, lo replicate e lo girate. Guardate che cosa succede. Guardate il grafico che si trova a sinistra. Quindi abbiamo di fatto due interfacce. La prima in mezzo abbiamo il mezzo trasmissivo N1, dove vi ricordo che N1 è maggiore di N2. Nella parte esterna abbiamo due mezzi N2 che sono minori di N1, ok? Se noi incidiamo con un raggio trasmissivo all'interno del mezzo N1 e facciamo in modo che alla superficie di separazione dei due mezzi becchiamo l'angolo critico, fondamentalmente che cosa succede? Che tutto il raggio incidente rimane incastrato all'interno di N1. In N2 non viene rifratto niente, ok? Se noi immaginiamo N1 come un tubo e N2 come un altro tubo che è concentrico rispetto a N2, quindi guardate la figura che c'è a destra, due tubi, uno N1, quello nero ha indice di rifrazione N1, quello verde ha indice di rifrazione N2. Che cosa succede? Succede che se io sparo della luce all'interno di N1, l'angolo critico, tutta la luce rimane incastrata all'interno del tubo N1 e in sezione quello che succede è la figura in mezzo. Vi ricordate che quando abbiamo parlato dello spettro visibile, vi dicevo, per comodità associamo i colori alle diverse frequenze? Che cosa succede? Che se io sparo della luce, la luce bianca è la somma di tutte le frequenze visibili, quindi di tutti i colori che noi vediamo. Quindi se io sparo la luce all'interno dell'N1, che cosa succede? Succede che la luce si separa nelle sue componenti, quindi in tutte le sue frequenze, la frequenza verde, la frequenza gialla, la frequenza rosa, che all'interno del tubo N1 andranno per i fatti loro, come vedete qua, senza un apparente ordine, diciamo, concettuale. In realtà l'ordine poi c'è, lo scopriamo adesso tra poco. Però che cosa succede? Che tutte queste frequenze, quindi che tutta la luce, continuano a rimbalzare all'interno del tubo N1, ma non escono. Questo è esattamente il principio di funzionamento delle fibre ottiche. Vedremo che le fibre ottiche altro non sono che banalmente due tubi di vetro. Abbiamo detto che abbiamo scelto il vetro, sappiamo perché, perché aveva un indice di rifrazione che si avvicinava quanto bastava all'1, che era il nostro benchmark nel vuoto, e che non si discostava troppo, ma che era anche il mezzo trasmissivo che ci permetteva di gestire, per esempio, le connessioni. Okay? Quindi in realtà le fibre ottiche cosa sono? Due tubi di vetro, uno concentrico all'altro, e nel tubo più, diciamo, interno, facciamo entrare la luce che poi andrà a costituire la mia informazione a livello trasmissivo. Quindi voi capite che a questo punto, avendo questi due tubi concentrici, il tubo nero sarà effettivamente il tubo trasmissivo nel quale passa la luce. La funzione del tubo verde qual è? È essere costruito in modo che mi incastri la luce all'interno del tubo nero. Che cosa vuol dire essere costruito in modo che mi incastri la luce? Che abbia un indice di rifrazione N2 minore di N1 in modo da generare il fenomeno della riflessione totale. Chiaro? A questo punto sappiamo come funzionano le fibre ottiche. Ora abbiamo parlato di tubi, abbiamo parlato di frequenze, adesso gli diamo un nome vero alle cose, così come stanno. Di fatto la fibra ottica che cos'è? La fibra ottica abbiamo detto che è un tubo nero che si chiama in linguaggio tecnico core della fibra ottica e un tubo verde, che non è verde ovviamente, era verde solo per fini di, diciamo, esplicativi, che si chiama cladding della fibra ottica. Il core e il cladding sono i due principali elementi di costruzione delle singole fibre. Ora, se guardate questo esempio, indipendentemente che sia fibra tight o fibra loose, adesso ci arriviamo a capirne la differenza, vedete che le dimensioni del core e le dimensioni del cladding si attestano nell'ordine dei micron. In particolare il core, quindi il tubo N1 e le fibre ottiche,
ha una dimensione che va dai 9, che va, non che va, che assume tre tipici valori, sono 9 micron, 50 micron e 62 e mezzo micron. Quando parliamo di fibre ottiche monomodali, e qui c'è la prima differenza che vi prego di segnare, quando parliamo di fibre ottiche monomodali, parliamo automaticamente di fibre che hanno